Buongiorno, benvenuti a questo nostro secondo incontro su sanità pubblica, epidemie e notizie vere e false in età moderna. Oggi ci concentreremo soprattutto sulle notizie vere e false. Su che impatto potevano avere in età moderna già? Che cosa significava la loro diffusione? Soprattutto notizie ovviamente che riguardavano epidemie e temi sanitari. Partiamo con un esempio molto celebre e molto studiato di intreccio fra notizie sanitarie e interessi politici e commerciali. Questo esempio è quello della peste di Marsiglia. La peste di Marsiglia fu l'ultima grande pestilenza che toccò il continente europeo, in età moderna e in generale comunque nell'età moderna e contemporanea. La peste di Marsiglia diede luogo a una vera e propria lotta politica e commerciale fra tre importanti città porto dell'area tirrenica, Marsiglia stessa ovviamente, Genova e Livorno. Ma facciamo un passo indietro e capiamo cosa accadde? Come iniziò questa peste? In base ai dati che oggi abbiamo e alle testimonianze del tempo, sembra che nel 1720 un vascello francese proveniente dal Levante, da Oriente, dove era in corso una sospetta epidemia di peste, benché fosse stato posto sotto quarantena una volta giunto a Marsiglia, fosse riuscito a contrabbandare il suo carico di stoffe. Queste stoffe, infette, avevano diffuso enormemente il contagio. Sono stati fatti studi per ricostruire la traiettoria di diffusione del contagio che dal porto si propagò a tutta la città e anche al territorio circostante. Per quasi 2 anni Marsiglia e la Provenza furono flagellati da questa epidemia. Marsiglia, come città, perse oltre metà della sua popolazione. Questo naturalmente portò gli stati confinanti, i porti in particolare confinanti, a mettere al bando le navi provenienti da Marsiglia. Però la storia non è così semplice e non finisce qui. Infatti, approfittando dello stato di emergenza e del timore suscitato dalla situazione di Marsiglia, Genova e Livorno, si lanciarono in una vera e propria guerra commerciale, senza risparmiarsi colpi bassi e false notizie. Una piccola precisazione per farvi capire qual è il quadro in cui ci muoviamo. Genova, Livorno e Marsiglia facevano parte di una serie di porti franchi, cioè nuove istituzioni che erano state create e diffuse, come vedete dalla linea temporale, un po' in tutto il Mediterraneo. Erano in buona sostanza, pur con regole fra di loro molto diverse, porti liberi, come dice il loro stesso nome, in cui era possibile praticare il proprio commercio indipendentemente dalla nazionalità di provenienza, dalla religione e soprattutto con tariffe agevolate, quindi la competizione fra questi centri commerciali era fortissima. Ed era fortissima nell'area tirrenica, dove quando scoppia la peste avevamo una concentrazione veramente forte di porti franchi, oltre a Livorno, Genova e Marsiglia, anche Nizza, Villafranca e Civitavecchia. Cosa succede quando scoppia questa pestilenza? In buona sostanza, Genova, scusate, cercando di approfittare della sua vasta rete informativa, iniziò a diffondere notizie false, dicendo che l'epidemia fosse presente non solo a Marsiglia, ma anche in Toscana, e la usò come pretesto per chiudere il proprio porto a tutte le navi che transitavano da Livorno. A Livorno, intanto, si cercò di mettere in campo una narrazione alternativa, sottolineando invece non solo come il proprio porto fosse assolutamente incontaminato, ma come da sempre il buon funzionamento delle istituzioni sanitarie livornesi, quali in particolare il Lazzaretto e il Magistrato di Sanità, avessero garantito la sicurezza del porto e dei commerci. Tuttavia, la potenza e la convenienza delle voci sparse da Genova fu così forte e fu tale che nel 1722, nella stessa Marsiglia, fu pubblicata un rapporto nel quale la colpa della pestilenza veniva scaricata proprio su Livorno. Sarebbero stati proprio i controlli inefficaci fatti nel porto toscano ad aver permesso alla nave infetta di arrivare a Marsiglia. Ora, questa vicenda, al di là della, diciamo, vicenda in se stessa, è molto interessante perché fin da subito ci mostra come fosse necessario avere il controllo delle notizie sanitarie, come fosse necessario sviluppare una rete di informazione e controllare la narrazione che poteva uscire. E questa era, siamo ancora all'inizio del Settecento, una necessità politica e commerciale, prima ancora che di salute dei cittadini, come abbiamo spiegato nell'appuntamento passato, ancora non si era affermato quel concetto di sanità pubblica come cura delle persone. A Genova, come abbiamo visto, la rete era ben sviluppata e ben oliata. Genova aveva una rete molto ampia. Dagli archivi genovesi ancora oggi è possibile ricostruire la rete capillare attraverso cui Genova
riusciva ad avere notizie su epidemie a livello globale. Sul lato dello schermo vedete una cartina con delle rotte in colore blu. Le rotte in colore blu sono tutte le località su cui Genova riusciva ad avere notizie. Quindi Genova riusciva ad avere un controllo sullo stato sanitario, politico, economico di tutte queste località. Questa è una fotografia catturata più o meno nella seconda metà del Settecento, in qualche modo. Sull'altro lato, in rosso, vedete le città con cui Genova invece corrispondeva in maniera diretta. Attraverso la corrispondenza all'interno del bacino del Mediterraneo, tanto est quanto ovest, Genova poi riusciva a mettere insieme le notizie che vedete nell'altra cartina, diciamo quella di carattere più globale. Ora, dopo l'esperienza della peste di Marsiglia, fu chiaro anche ad altri centri, anche ad altre città, in particolare a Firenze e a Livorno, che era necessario avere una rete altrettanto sviluppata e altrettanto controllata. Così, se voi oggi andate negli archivi di Stato di Firenze e cercate la documentazione, sulla sanità e sul controllo del porto di Livorno, vedete che negli anni 50 del Settecento anche a Firenze iniziamo ad avere una rete ben sviluppata di diffusione e di raccolta delle notizie sanitarie. L'immagine che vedete sullo schermo riguarda alcune notizie che Livorno era riuscita a raccogliere circa una sospetta peste ad Algeri. Queste notizie erano state raccolte grazie a una fitta rete di corrispondenza. Vedete sul lato un elenco di città con cui Firenze e Livorno erano entrati in corrispondenza per verificare questa notizia. Naturalmente, queste reti servivano sia per raccogliere notizie da fuori, sia, come avete visto in questo esempio della peste di Algeri, sia in realtà per diffondere all'esterno informazioni corrette sul proprio stato sanitario, per non ritrovarsi più in una situazione come quella del 1720 con la peste di Marsiglia. Ad esempio, nel 1756 ci fu effettivamente una non ben precisata epidemia che alcuni territori toscani. Quando questa epidemia finì, era naturalmente nell'interesse del Granducato di Toscana far uscire la notizia perché i commerci potessero riprendere e venisse tolta la contumacia o quarantena a cui venivano sottoposte le navi livornesi. Così, per dare notizia della fine di questa epidemia e diffondere una narrazione corretta o quantomeno favorevole al proprio Stato, a Firenze e a Livorno furono fatti stampare degli editti e furono distribuiti in tutto il Mediterraneo e in tutta Europa per diciamo, attestare che l'epidemia era finita e che il territorio toscano era nuovamente libero e accessibile. Tutti questi, diciamo, testi, tutti questi fogli a stampa, come erano fatti e dove finivano? Finivano un po' dappertutto, finivano ovunque era possibile e non venivano fatti solo a Firenze, Livorno, Genova, Marsiglia, ma erano di uso comune in moltissime città. Qui ne vedete per esempio uno fatto fare a Venezia. Anche questo foglio fatto fare a Venezia, questo è in realtà di fine 600, riguarda proprio la smentita di alcune false notizie che erano state messe in giro riguardo alla presenza di una pestilenza proprio in area veneta e inizia proprio con svanite, sgombrate, lode a Dio, tutte le ombre concepite dalla diffamazione, eccetera, eccetera. È possibile restituire, e quindi far ritornare il commercio in tutti i luoghi dello Stato veneto. Questa copia di questo, diciamo, foglio veneziano in realtà si trova a Milano. A Milano c'è una ricchissima raccolta di questo tipo di informazioni, perché comunque anche in città non portuali, anche in città dell'entroterra, era naturalmente un argomento molto sensibile e c'era sempre un tentativo, connettendosi con città portuali come Venezia, come Genova, come Livorno, di raccogliere informazioni. Questa raccolta di informazioni serviva quindi a dare una corretta narrazione, una narrazione comunque positiva di quanto accadeva nel proprio territorio, però a volte questi fogli servivano proprio anche per informare la popolazione sulle nuove pratiche che venivano prese. Questa, ad esempio, invece è una grida, un editto fatto circolare a Piacenza che avvisava di prendere cautele perché ci si trovava in una possibile situazione epidemica, in una possibile situazione di pericolo. E quindi la grida iniziava con ogni cautela, preservazione dell'universale salute, non solo è propria, ma necessaria nelle presenti contingenze dei tempi. E poi spiegava le misure che erano state prese per, diciamo, difendersi da questa possibile minaccia epidemica. Per toccare un ultimo aspetto di questa vicenda, quello del tentativo di usare le informazioni sanitarie, trovare un equilibrio tra le esigenze della prevenzione e la libertà, siamo soprattutto ancora in tema di libertà dei commerci,
Ci spostiamo ora nell'area adriatica invece, a Venezia e a Trieste. A Venezia e a Trieste c'era una competizione simile a quella che abbiamo visto fra Genova e Livorno, quindi non mancavano riscontri, però c'erano anche momenti di collaborazione. Per esempio, un esempio di scontro fu quello avvenuto nel 1719, quando le autorità sanitarie venete inoltrarono una formale protesta a Vienna, dettagliando come il capitano della città di Trieste, conte Marzio Strassoldo, avesse contravvenuto alle loro indicazioni circa la quarantena di una nave francese sospetta. Insomma, i magistrati di Venezia avevano avvisato il porto di Trieste di fermare una nave sospetta. Tuttavia, il capitano cittadino, con universal sconcerto e sommo rammarico, in evidente pericolo di infettare il paese, aveva mandato alcuni soldati, fatto forzare il blocco, imposto dai magistrati e permesso alla ciurma francese di entrare in città. Di converso, Strassoldo difendeva la sua scelta in nome del florido commercio e del libero governo, quale rispettivamente fine e principio ispiratore del suo porto franco. Trieste, come abbiamo visto all'inizio, era un porto franco. Naturalmente, tuttavia, anche a Trieste e anche a Venezia la libertà di commercio in diverse occasioni doveva essere ristretta e si trovava un accordo. Ad esempio, abbiamo un altro caso documentato in un carteggio del 1732, sempre fra Venezia e Trieste, circa una strage epidemica che aveva colpito lo Stato veneto, non essendovi luogo che non ne fosse infetto. Questo male, che precedentemente aveva colpito anche Tunisi, Salonicco, Cipro, Rodi e Smirne, rappresentava una minaccia, per cui era necessario difendere anche Trieste. Questa volta Venezia aveva prontamente avvisato il porto vicino, e anche gli altri porti, Livorno, Genova e Marsiglia, avevano fatto sapere di aver avvistato navi infetti provenienti dalla località sopracitate e di aver rifiutato loro l'ingresso oppure di averle sottoposte a quarantena. Queste notizie erano quindi state raccolte a Venezia, che aveva mandato un rapporto a Trieste perché Trieste potesse organizzare le misure necessarie per difendersi. Quindi a volte la circolazione di informazioni sanitarie, come vedete, dava luogo non a competizione, non a false notizie, ma a sinergie e attive collaborazioni. Era tuttavia un processo altalenante, c'erano sempre scontri che emergevano e riemergevano, nonostante soprattutto fra Venezia e Trieste, molti fossero i buoni propositi. Qui, ad esempio, abbiamo una dichiarazione ufficiale fatta nei primissimi anni 50, proprio dai magistrati della sanità di Venezia, che vogliono inaugurare una nuova e più fattiva collaborazione, rispondendo a una richiesta proprio della Corte di Vienna, che aveva rilevato le pericolose conseguenze che in punto di salute possono derivare dalla disparità delle direzioni. In buona sostanza, da Vienna si era capito che senza una sinergia all'interno del bacino mediterraneo sarebbe stato ben difficile controllare le epidemie e quindi si era chiesto una più fattiva collaborazione con Venezia, la quale inizialmente aveva risposto in maniera positiva, affermando che effettivamente per combattere un nemico invisibile come quello rappresentato dai contagi, l'unico modo era trovare una sinergia e politiche comuni e condivise. Tuttavia, nonostante questi buoni propositi, le cattive pratiche nel corso del Settecento continuarono. Qui abbiamo un altro caso. Pochi anni dopo la dichiarazione che abbiamo visto di buoni intenti, in verità Venezia mostrò grandissime reticenze a informare Trieste su un'epidemia che era in corso a Costantinopoli, dichiarando il falso in questo rapporto. Infatti, Venezia, pur in possesso di notizie circa la presenza di un male epidemico sospetto a Costantinopoli, si rifiutò di confermarlo a Trieste, nel timore di danneggiare i propri traffici. Cosa ci dice, diciamo, tutta questa storia su tutte queste rivalità fra le città porto? Diciamo, ci fa riflettere sicuramente sull'impatto che potevano avere le informazioni. Informazioni che dovevano quindi in qualche modo essere controllate, certificate e poi diffuse in una maniera consapevole, perché notizie false avevano un enorme impatto economico e politico, così come lo avevano effettivamente anche le notizie vere riguardo alle epidemie. Per questo c'era sempre un tentativo, comunque in qualche modo, di avere il monopolio di queste informazioni sanitarie. I casi di collaborazione esistevano, iniziava ad affacciarsi l'idea che comunque per combattere le malattie epidemiche fosse necessaria una sinergia, ma questo principio faceva molta fatica ad affermarsi. Come in realtà vedremo con un caso ancora più specifico e ancora più forte, se vogliamo, nell'ultimo nostro incontro, in cui parleremo più da vicino del problema della prevenzione, del vaiolo e della lotta che questo innescò per tutto il Settecento e anche l'Ottocento. Grazie.